Ciao gentlemen e benvenuto nel mio canale, io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video ti parlerò dei 7 tipi di donna da evitare assolutamente se vuoi costruire una relazione sana. Prima di entrare nel vivo di questo argomento però, come al solito, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Caro gentleman, questo video farà incazzare moltissime donne e farà incazzare tutte quelle persone che sono a favore del politically correct. Oggi invece io voglio essere polarizzante, voglio rompere gli schemi e dirti le verità che nessuno ha il coraggio di dire, ma che tutti pensano. Il primo tipo di donna da evitare è la donna che non ha origini. Che cosa vuol dire? Quel tipo di donna che ha una situazione familiare particolare, con genitori separati, in cui il padre è sparito, in cui la madre detesta gli uomini perché ce l'ha su col padre che magari l'ha tradita. Tutte quelle situazioni familiari in cui la donna non ha avuto una figura genitoriale maschile che l'abbia ispirata. Spesso questo tipo di donne non sanno come funziona una relazione, non hanno avuto degli esempi di uomini di valore nella propria vita e quindi non sanno che cosa significhi avere un uomo nella propria vita e hanno sempre visto magari la madre da sola, oppure hanno vissuto in una famiglia in cui la madre trattava male il padre, lo sottometteva o lo dominava e quel padre si faceva dominare e quindi credono che in qualche modo una relazione debba funzionare con quelle meccaniche. Con questo non voglio dire che tutte le persone che hanno genitori separati o situazioni difficili in famiglia sono persone da evitare, però nella maggior parte dei casi una donna che non ha avuto una figura genitoriale, che ha avuto la mancanza del padre, che ha avuto una madre che odiava gli uomini o che trattava male il padre, avrà sicuramente dei problemi nel vedere la vita di coppia secondo degli standard più canonici e quindi questo potrebbe creare nel lungo periodo grossi problemi nella relazione. Il secondo tipo di donna da evitare è la influencer mondana, è quel tipo di donna che su Instagram e Facebook e su TikTok fa balletti in costume con le tette di fuori, vestita come una escort di bassissima leva e mette in mostra le sue tette e il suo culo con le classiche frasi di Charles Bukowski che fanno scena. Però il problema è che queste donne hanno bisogno di ricevere feedback da parte degli uomini, mettono in mostra il loro corpo e sono facilmente accessibili. Che cosa vuol dire? Che per vederla nuda basta che scorri il suo Instagram ed è facilmente accessibile a tutti e noi gentlemen non vogliamo donne che siano facilmente accessibili. Inoltre è una donna che vive la mondanità, quindi vive nei locali, è sempre fuori a fare serata, a sbocciare nei privé, nei locali. Questo non è qualcosa che non va bene, però per costruire una relazione con una donna che vive per fare serata, per la serata con le amiche, che vuole uscire da sola, che vuole avere la sua libertà, non è proprio il massimo. Quindi cerca sempre di guardare che tipo di vita fa questa donna, quindi quanto mette le tette di fuori, perché è quello il discorso. Se tu cerchi di attirare l'attenzione delle persone mettendo il tuo culo e le tette di fuori, che cosa stai cercando? Stai cercando solo uomini che ti guardino per il tuo corpo, che ti guardino per quello che hai da mostrare, ma fondamentalmente questo significa che hai poco da dare a livello emotivo. La terza donna da evitare è la donna in carriera, la donna che vuol fare la business woman. Non c'è niente di male se una donna vuol fare carriera, ma con una donna che fa carriera tu non devi averci niente a che fare. Perché? Perché non è un tipo di donna che può soddisfare un uomo. Quando una donna vuole fare carriera, vive in un ambiente prettamente maschile, vive in un ambiente in cui va a snaturare quella che è la sua femminilità. Perché? Perché deve sviluppare tutte quelle abilità che normalmente, antropologicamente, non avrebbe, ovvero il cinismo, la freddezza, il problem solving, tutte quelle caratteristiche che sono più degli uomini piuttosto che di una donna, perché una donna è empatica, la donna è materna, la donna è tutto quello che riguarda l'affetto, le emozioni, le relazioni. E una donna che si trasforma in un uomo, tra virgolette, permettimi, ovviamente in un breve video non posso entrare nello specifico, ma tu mi stai sicuramente capendo,
Una donna che si trasforma in un uomo penserà solo alla carriera, penserà solo al business e non potrà sostenerti emotivamente così come fa una donna in una relazione, perché ricordati che dietro un grande uomo c'è sempre una donna che ha due coglioni, così magari spesso anche più dell'uomo. Una donna lo deve sostenere una famiglia, deve sostenere dei figli in futuro. E se una donna pensa solo al business, pensa solo alla carriera, mi spieghi cosa vuoi costruire? Costruisci praticamente di fatto una coppia con un altro uomo che ha le tette e la figa, detto elegantemente. Questa era bella. E questa la lasciamo. L'altro tipo di donna da evitare è la donna narcisista e manipolatrice. Ne ho parlato in diversi video, ma la donna narcisista manipolatrice è quella donna fredda, cinica, che pensa solo a se stessa e che vive la relazione per dominarti, per farti sentire insicuro, per isolarti e per avere il pieno controllo sulla tua vita. Il suo obiettivo è quello di farti sentire l'ultimo stronzo sulla faccia della terra e poterti manipolare, dominare, guidare come un burattino. Più ti rende insicuro e più sarai alla sua mercé, più sarai a sua disposizione. Di fatto questo tipo di donne non hanno sentimenti, non hanno assolutamente nessun coinvolgimento emotivo nei confronti dell'uomo, ma il loro unico obiettivo è soddisfare il proprio ego, soddisfare i propri bisogni a discapito dell'uomo, che poi diventa un loro zerbino, un loro suddito e fa tutto quello che vuole. Poi c'è la femminista ribelle. La femminista crede che l'uomo valga meno della donna. La femminista è continuamente in ribellione rispetto a quello che lei chiama patriarcato. Quel tipo di donna che pensa che l'uomo sia un essere inferiore, che l'uomo non meriti di avere valore in una coppia e quindi lo tratta come uno zerbino, non pensa che l'uomo possa avere voce in capitolo, non pensa che l'uomo possa avere delle idee sue e quindi lo domina in tutto e per tutto e vive la sua vita per mostrare a se stessa e al mondo e al suo partner che lei può farcela da sola, che lei non ha bisogno di uomini e che lei vale più di qualsiasi uomo le si presenti davanti. E poi c'è la MILF con figli. Che cos'è la MILF con figli? È una donna che ha già superato i 35-40 anni e ha già dei figli. E questo crea dei grossi problemi perché ovviamente ha dei figli e questi figli non è che tu li puoi mettere in un angolo, questi figli dovrai farli tuoi, dovrai crescerli, però avrai tutte le problematiche di doverli crescere, ma non avrai potere perché non sei il loro genitore, non sei il loro padre e quindi questo ti creerà un sacco di frustrazione. Inoltre lei avrà nella sua vita sempre il suo ex che sarà molto presente e tu ti sentirai sicuramente minacciato da questa presenza così forte. Inoltre se sei giovane e se sei un ragazzo dei 20 ai 30 ti sconsiglio vivamente di stare con una donna di più grande di te, proprio perché fondamentalmente, come ho spiegato in tantissimi video, una donna magari a 40 anni, 45 può essere ancora molto attraente, ma quando tu hai una grossa differenza di età con quella che è la tua partner e lei è molto più grande di te, alla lunga in una relazione duratura, perché di questo stiamo parlando, questo può creare dei grossi problemi, perché ovviamente l'uomo resta con la propria partner sulla base di quella che è la capacità riproduttiva che lui stesso attribuisce alla sua donna. E a 40 anni sono tutte fighe, quando arrivano a 50-55, magari tu nei 40, il discorso è molto diverso. Quindi mi raccomando, stai sempre con donne della tua età o più giovani e evita assolutamente, a meno che non valga veramente la pena, evita donne con figli. Ed infine, ultima ma non meno pericolosa, la gattara o la canara, chiamala come vuoi. È una donna che ha superato i 30 anni e vive da sola con uno, due o tre gatti o con un cane di taglia piccola e tratta questi animaletti da compagnia come dei figli, dà loro un valore gigantesco e fa sì che diventino il centro del suo mondo. A volte sarà in grado di dare più valore a quel cane o a quel gatto che a te come persona. Questo perché? Questa è una cosa che imparai durante la mia separazione, quando andai da una psicologa. Ricordo che mi disse una cosa bellissima, mi disse: Romano, ma sa perché la maggior parte delle donne, degli uomini, rimane single e si prende un cane o un gatto?
E io non sapevo di sì, no, assolutamente, perché gli animali danno amore incondizionato e quindi ti danno amore senza che tu lo debba meritare. Ed è per questo che le persone preferiscono vivere con un cane piuttosto o con un gatto piuttosto che con un essere umano, perché una relazione sociale, una relazione sentimentale implica un impegno, implica una fatica per mettersi in gioco, per migliorare se stessi, per cercare di vivere in interconnessione con l'altro. Mentre con un cane tu puoi prenderlo a calci, ovviamente non si fa, però paradossalmente se tu prendi a calci un cane, il cane viene comunque lì a farti le coccole e ad amarti, perché è un amore incondizionato dovuto a un istinto, l'istinto del bisogno, l'istinto di rispettare il capobranco, no? E quindi quando vedi una donna che è sola da tanto tempo e ha uno o più animali da compagnia e li tratta come se fossero la cosa più importante del mondo, scappa nella direzione opposta, perché questa persona non è assolutamente propensa, abituata a investire nelle relazioni sociali. Amico mio, questi erano i 7 tipi di donna da evitare assolutamente.